Era inverno. Una sera il macchinista della locomotiva Henry disse: domani partiremo all'alba. Dobbiamo andare. Umiliata. Era nervosa e fu molto sgarbata con le carrozze che si misero a James si trovava molto bene nell'isola di Sodor, ma aveva ancora molto da imparare. Sei una bella locomotiva, abbastanza grande e potente, le disse Pallone Gonfiato. Sei in grado di portare sia le carrozze che i vagoni merci, ma devi imparare dai tuoi errori. James sapeva bene a cosa si riferiva Pallone Gonfiato. Non aveva certo scordato lo spaventoso incidente del suo primo giorno. Devi fare attenzione con le carrozze, le raccomandò Edward. A loro non piace prendere colpi. Tutti si fermavano ad ammirare James. Sì, sono... L'isola di Sodor era piena di turisti e Pallone Gonfiato aveva dovuto formare altri treni. Gordon, la grossa locomotiva, doveva lavorare molto più del solito. Avanti, gridò Toby. Proprio in quel momento arrivò Pallone Gonfiato. I tuoi pezzi sono consumati, Toby, quindi devi andare... Che il mio treno! Brontolando rumorosamente, James partì alla ricerca di Toby. Sopraggiunse dietro all'automotrice e le diede uno spintone. Muoviti, forza! I tuoi pezzi sono consumati, Toby, quindi devi andare in officina di riparazione. Posso portarmi Arietta, signore? No, che cosa farebbero i passeggeri? Senza di lei. Toby vide Percy accanto al serbatoio dell'acqua. Non preoccuparti, Toby, le disse Percy. Baderò io a Henrietta fino al tuo ritorno. Poco dopo, Toby era sulla linea principale e arrancava sferragliando. Toby ha delle ruote molto piccole e il suo serbatoio non contiene molta acqua. Doveva fare tanta strada e cominciava ad avere sete. Poi vide un segnale in lontananza. Ah, bene, pensò. Ci deve essere una stazione. Mi farò una bella bevuta e mi riposerò finché non passa James. Il suo macchinista era d'accordo. Mentre Toby si... Sono proprio una bella... Ciao, James! La salutò Thomas. Ti trovo bene, stai meglio. Oh, questo è il fischio del mio capotreno. Devo scappare. Non so cosa farebbe Pallone Gonfiato senza di me. E partì sbuffando e dandosi aria d'importanza. James passò sul luogo del... Piano, più piano! Ma James non dava retta a nessuno. Alla stazione successiva, la locomotiva frenò oltre la banchina e fu costretta a fare marcia indietro per permettere ai passeggeri di scendere dal treno. Ma sembrava che nessuno avesse ancora saputo del cappello di Pallone Gonfiato e la locomotiva James era tranquilla. Poco dopo raggiunsero un'altra stazione dove incontrarono Thomas con le sue due carrozze. Ciao James, la salutò Thomas. Ti trovo bene, stai meglio. Oh, questo è il fischio del mio capotreno. Devo scappare. Non so cosa farebbe Pallone Gonfiato senza di me. E partì sbuffando e dandosi aria d'importanza.
James passò sul luogo dell'incidente. La staccionata era stata aggiustata e le mucche pascolavano tranquille. Ringhiando. Rompiscatole. Ringhiando. Rompiscatole. Se avessi saputo di dover trasportare dei turisti, mi sarei fatto venire un guasto. Per fortuna non l'hai fatto, commentò Doug. Avresti rovinato le vacanze a questa gente. Ah, voi locomotive pensate solo alle vacanze. Ecco perché le ferrovie stanno per essere eliminate. Al solo pensiero, Doug si sentì svenire. Noi abbiamo un'amica che assomiglia a te, la corriera Bertie. Arrivate a destinazione, riposarono un po' prima di intraprendere il viaggio di ritorno. La locomotiva James continuava a pensare preoccupata al cappello di pallone gonfiato. Il giorno seguente, pallone gonfiato le parlò molto severamente. Se non impari a comportarti come si deve, ti farò pitturare di vernice blu. La locomotiva James si sentì umiliata. Era nervosa e fu molto sgarbata con le carrozze, che si misero a protestare mentre le aprì una bella locomotiva, pensò, e lanciò uno sbuffo di vapore. Sfortunatamente, uno schizzo d'acqua finì proprio sul cappello nuovo di cappello nuovo di pallone gonfiato. Il capotreno gonfiato. Il capotreno fisso. Signore, scusi. Vedo che ha un laccio di cuore. Voglio di sei. Locomotiva frenò oltre la bandiera. Aprì una bella locomotiva, pensò, e lanciò uno sbuffo di vapore. Sfortunatamente, uno James si trovava molto bene nell'isola di Sodor, ma aveva ancora molto da imparare. Sei una bella locomotiva. Abbastanza grande e potente, le disse Pallone Gonfiato. Sei in grado di portare.